Benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo del costruttivismo di Kelly e von Klasserfeld. Ovviamente ci ritroviamo all'interno di un contesto di teoria dell'apprendimento. L'idea fondamentale del costruttivismo in psicologia è che ciascun individuo, mediante la propria visione personale della realtà, riesce a decodificarla e a darle significato. Quando questo accade, si può parlare di apprendimento. In realtà, quando parliamo di costruttivismo, intendiamo una famiglia, un insieme di teorie, di conseguenza sarebbe più corretto parlare di costruttivismi. Anticipatori di questa, famiglia di teorie, di questo approccio, sono stati sicuramente Piaget, Vygotsky e Brunner. J.D. Ruskin ha fornito una classificazione in tre tipi a questo proposito, ovvero a riguardo appunto del costruttivismo. La prima, realismo limitato o realismo critico. Esiste una realtà oggettiva che possiamo conoscere in maniera diretta, anche se in modo parziale e o fallibile. Abbiamo poi il costruttivismo epistemologico. Questo è particolarmente interessante dal punto di vista filosofico. Pur esistendo una realtà esterna oggettiva, essa è inconoscibile. La conoscenza quindi non viene misurata nel senso di adesione a quella realtà, non è ad esempio corrispondenza tra mondo e intelletto, non è una teoria appunto corrispondentista, ma di utilità e validità della conoscenza. Abbiamo poi il costruttivismo ermeneutico, secondo cui non ha senso parlare di una realtà esterna oggettiva, la conoscenza è data dall'interazione linguistica e sociale, il significato è relativo al soggetto e si potrebbe aggiungere alla comunità in cui esso si trova ad operare. Si noti come i tre costruttivismi si possono classificare in base a due criteri. Il costruttivismo, oltre che essere una teoria dell'apprendimento, è anche una teoria psicologica, è anche una teoria filosofica. Non a caso questi due criteri sono prettamente filosofici. Ontologico, ovvero alcuni affermano l'esistenza di una realtà oggettiva esterna al soggetto conoscente, altri no. Epistemologico, ovvero alcuni affermano che la conoscenza diretta di quella realtà è possibile, altri no. Prima di presentare le teorie dei lavori di Kelly e von Klasserfeld, è importante introdurre due concetti tratti dalla cibernetica. Questa scienza è stata trattata anche da molti costruttivisti e si occupa dei meccanismi di autoregolazione e controllo in un sistema. Pensiamo per esempio ai lavori di Francisco Varela. Tale sistema può essere sia naturale, ad esempio una cellula, che artificiale, ad esempio un automa. C'è un approccio, facciamo una piccola divagazione, c'è un nuovo approccio secondo cui in realtà il DNA non è altro che software da questo punto di vista, le cui radici si possono ritrovare addirittura nelle macchine autoreplicantisi di von Neumann, può essere definito metabiologia, ma questo appunto è solo una digressione per avere uno sguardo un po' più ampio, uno spunto per chi volesse approfondire. Quali sono questi concetti tratti dalla cibernetica? Omeostato, il primo, è un sistema inserito in un ambiente distinguibile da esso. Tale sistema tenterà di conservare la sua configurazione. Facciamo un esempio concreto, ovvero una cellula in un brodo dove sono contenuti nutrienti e sostanze tossiche. La cellula cosa farà? Cercherà di raggiungere le sostanze nutrienti e tenere lontano quelle tossiche. Se ha successo, conserverà il proprio stato. E poi abbiamo feedback, ovviamente, o retroazione, che si lega all'apprendimento. Riprendendo l'esempio precedente, la cellula può cambiare il suo modo di conservarsi, il suo comportamento, se questo è utile, feedback negativo o convergente, o cambiarlo, e quindi cambiare strategia, se si rivela più utile, feedback positivo o divergente. Partiamo adesso con il primo dei due studiosi che analizziamo, George Kelly. Alla base di partenza dello psicologo americano George Kelly, che è l'autore dell'opera Psychology of Personal Constructs, è la concezione dell'uomo come scienziato.
Ovviamente non tutti gli uomini sono effettivamente scienziati, non tutti gli uomini sono accademici, non tutti gli uomini ricoprono cattedre e fanno ricerca, cattedre universitarie e fanno ricerca appunto come lavoro. L'idea è che tutti gli uomini hanno un atteggiamento scientifico. Questo consiste nel formulare ipotesi, nel mettere a confronto con la realtà dell'esperienza e a correggerle se necessario. Questa apertura verso spiegazioni diverse da quelle che all'inizio l'individuo si è dato viene definito alternativismo costruttivo. Ogni uomo quindi costruisce la propria realtà. Kelly analizza quindi la psicologia dei costrutti personali attraverso un postulato fondamentale e ben 11 corollari. Non li vediamo tutti, ne vediamo alcuni, però partiamo dal postulato fondamentale. Il postulato fondamentale afferma che ciò che un individuo prevede che debba accadere, o ciò per cui egli si attiva affinché accada, dipende dalla psicologia dell'individuo. Le sue anticipazioni sono formate da costrutti, le interpretazioni che diamo agli eventi o anche i termini con i quali cerchiamo di replicarli o farli accadere. Alcuni corollari. Costruzione. Una persona anticipa gli eventi costruendo delle loro repliche, cioè impara dalle esperienze. E da esperienze simili si aspetta esiti simili. Questo in epistemologia si chiama il postulato dell'uniformità della natura e ha a che fare con un tema molto importante che è quello dell'intuizione. Però diciamo, tutti siamo portati a inferire in maniera induttiva. Individualità. I costrutti differiscono da individuo a individuo. Organizzazione. I costrutti sono organizzati gerarchicamente. Ovvero alcuni costrutti sono sovraordinati ad altri. Ad esempio, il costrutto grasso-magro può essere sottordinato al costrutto non atletico-atletico. Altri due corollari, dicotomia, i costrutti di un individuo si formano per dicotomia e sono in un numero finito. Ad esempio, il costrutto colore caldo nasce da tre elementi. Un colore caldo, ammettiamo il rosso, un secondo colore caldo simile al primo, l'arancione, che è un rosso un po' depotenziato, e infine un colore freddo che mette in luce la similarità tra i primi due, come pure la differenza di questi con il terzo elemento. Abbiamo poi il corollario della scelta che ci dice che tra più costrutti possibili l'individuo sceglie quello che si dimostra più comprensivo. Ovvero quello che ha più capacità di elaborazione all'interno del suo sistema, cioè quello che mi spiega più fenomeni. Altri due, l'esperienza. L'esperienza è ovviamente un ruolo chiave nello sviluppo dei costrutti, già che l'individuo riformula, cambia e adatta questi ultimi in funzione degli avvenimenti esperiti. Questo è quello che fanno tutti i bambini. Abbiamo poi la modulazione, che riguarda il cambiamento del sistema dei costrutti. Che può avvenire anche in funzione di specifiche modalità dell'individuo. Il caso tipico è nel modo di rapportarci agli altri. Passiamo adesso al lavoro di Ernst von Klasserfeld, che è un altro esponente del costruttivismo, vissuto, vissuto per lo più nel Novecento, 1917-2010, è un filosofo tedesco, e a lui si lega la forma di costruttivismo radicale. Prima di concentrarsi sul costruttivismo radicale, che è proprio, la misura del pensiero di von Klasserfeld, ci soffermiamo sulla reinterpretazione da parte del filosofo tedesco di alcuni concetti di Piaget. Secondo Piaget, l'individuo nel suo sviluppo cognitivo segue una serie di stadi. Ogni stadio è caratterizzato da una forma di equilibrio tra l'individuo e l'ambiente. L'equilibrio raggiunto attraverso degli schemi di cognizione e comportamento che l'individuo ha formato. Questi schemi si formano mediante le operazioni di assimilazione e accomodamento. Ora, cosa fa von Glaserfeld? Von Glaserfeld reinterpreta questi concetti di Piaget e quindi li declina secondo il paradigma costruttivista. Ad esempio, l'assimilazione in termini costruttivisti è la raccolta di informazioni dall'esterno per poi adattarle nel sistema costruito dall'individuo. Secondo il filosofo tedesco, l'assimilazione si articola in tre momenti, che sono i seguenti. Riconoscere una particolare situazione. Agire in base a ciò che presumiamo sia l'azione corretta in quella situazione. Avere conferma che l'azione svolta abbia portato ad un certo risultato.
Per quanto invece riguarda l'accomodamento, che riguarda la situazione di un risultato disatteso, in quel caso l'individuo ricostruisce le sue strutture di conoscenza nel mondo. Ecco che quindi facciamo un esempio che possono essere delle culture in cui muovere la testa in alto e in basso equivale a, diciamo, dare una risposta positiva, un sì. In altre culture può significare no, quindi l'individuo ricostruisce la sua immagine del mondo e comprende che non è detto che in determinate situazioni un movimento in alto e basso ripetuto della testa equivalga a una risposta positiva. La teoria di von Klassenfeld può essere articolata nei seguenti principi, ovvero: la conoscenza non è solo ricevuta passivamente dall'esperienza sensibile, ma sorge anche dalla costruzione attiva del soggetto. La costruzione della conoscenza serve per l'adattamento biologico. Per l'adattamento dobbiamo intendere l'adeguatezza cognitiva di una risposta a uno stimolo ambientale. Questa adeguatezza delle strutture cognitive non va intesa ontologicamente, cioè non va intesa nel senso che effettivamente vi sia una realtà a cui più o meno stiamo aderendo, eh? Quindi non va intesa in questo senso. Proprio l'ultimo punto, cioè questo non impegno ontologico, fa sì che il costruttivismo di von Klassenfeld possa essere definito radicale. Non ha necessariamente pretese ontologiche, non ha pretese oggettivistiche o universalistiche, in quanto il modo di costruire l'esperienza può variare da individuo a individuo. Quindi ogni individuo è un universo a sé. E al più possiamo parlare di modelli ipotetici che funzionano più o meno bene, perché funzionano magari più o meno frequentemente. Obiezioni e risposta al costruttivismo radicale. Ora, la prima obiezione che potrebbe sorgere nei confronti del costruttivismo radicale è che in realtà possiamo avanzare qualche pretesa ontologica nei riguardi della realtà. Cioè, possiamo in qualche modo dire che okay, quello che pensiamo effettivamente esiste là fuori, in maniera indipendente da se e come lo pensiamo, in quanto gli individui astraggono da essa regolarità che poi utilizzano. La risposta di von Klassenfeld in questo caso è che in realtà queste regolarità, sorte da un processo di assimilazione, si basano su esperienze che noi abbiamo classificato come simili, astraendo da essa ciò che abbiamo reputato irrilevante, ma che in realtà non sono mai identiche. Viene un po' da pensare al principio degli indiscernibili di Leibniz. La seconda obiezione è che se esiste solo e soltanto per l'individuo la realtà che egli ha costruito, allora ogni individuo rischia una deriva solipsistica. La risposta a questa obiezione è che, sebbene la costruzione della realtà non dia diritto ad alcuna pretesa ontologica, ciò non toglie che quella costruzione abbia uno scopo pratico, debba funzionare in un mondo che non è deciso dal soggetto. Inoltre, di questo mondo fanno parte anche altri individui, che sono sia soggetto che oggetto di assimilazione e accomodamento. E con questo concludiamo. Link alle slide lo potete trovare nella descrizione del video. Arrivederci.